Ok ragazzi, prima che inizio il video vi volevo ricordare di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Se arriviamo a 15 like vi arriverà il backstage con tutti gli errori, perché lui con tutte le ride nostre sempre. cavolate più grandi che Eh ridiamo no, perché lui sempre. ride sempre. Vabbè, commentate con hashtag e non ridere troppo e cominciamo. Bella. Bella. Questa. Oh, ragazzi, ci siamo risvegliati di nuovo qui. C'è pure il dente di elefante. Ma Emilio, questa era la chiave con cui avevo aperto. Stavo cercando, ma non ci No. No, ancora c'è. Questo qua con le chiavi della gente. Con le chiavi. Qui dentro, ragazzi. Però non ci credo. Ok, ragazzi, cerchiamo di prendere le chiavi. Ok, Ok ragazzi, io cerco di aprirlo. Giuseppe sta provando ad aprire la porta, adesso vedrete la chiave che sta provando ad aprirla, come vedete sta girando. Ma non ci riesce. No, ci sono le formiche. Ragazzi, ci sono le formiche. Che ragazzi, meglio se ci allontaniamo. Ragazzi, è aperta. Ragazzi, si sta aprendo la... Si è aperta la porta, ragazzi. L'ha aperta. Ragazzi, meglio se vedete. Praticamente abbiamo aperto una porta. E nella casa di quattro. Quando siamo finiti. Ragazzi, siamo finiti nel ponte. Nel ponte vicino alla scuola di Via Gorizia, vabbè. Giuseppe, io entriamo. Vabbè, magari la mamma ha così vicino la sua casa per ammazzare i bambini a scuola. Vabbè, continuiamo. Chiudi la porta, attento alle formiche. Come prima. Giuseppe sta richiudendo la porta. L'ha chiusa. Ora dobbiamo scoprire tutti i segreti di questa casa, perché non possiamo mollare subito. Dovremmo riuscire anche a scoprire. Ragazzi, ci dobbiamo impegnare. La porta principale. Dobbiamo cercare di aprire la porta principale. Ragazzi, una volta ce l'abbiamo fatta a scappare. Però poi abbiamo perso la chiave e non ce l'abbiamo fatta a scappare. Infatti. Beh, siamo ancora dove l'altra volta ci siamo sempre coricati, sempre nello stesso divano, infatti. Però è un po' diverso, qui c'è un orologio, qui si apre l'orologio, che Giuseppe adesso lo rompe, l'anziano ci ammazza, appunto l'ha aperto, vabbè. Emilio, Giuseppe è rimasto bloccato qui, quindi cavoli suoi. Ma che se ne frega, fai come vuoi. Dai, vengo a aiutarti. Ma sono ragazzi, devo aspettare un attimo. Voglio un attimo il tablet. Ok. Lo stiamo liberando. Però guardate che grande intelligentone a mettere le mani dentro. Provare. Ci sono riuscito. Ok ragazzi, ce l'ha fatta a liberarsi. L'anziano ci ammazza, visto che l'abbiamo quasi rotto. Però chi se ne è, tanto cavoli suoi. Poi qui c'è il divano. Ragazzi, che qui eravamo sempre così addormentati. Quindi qui sono incastrato. Perché Giuseppe fa ancora lo stupido perché si è bloccato dentro di nuovo. Ragazzi, non riesco. Aia. Aspetta. Non riesco. E quindi non riesce a liberarsi. Ok, ce l'ha fatta. Quindi di lasciare questo orologio qui prima di romperlo. E let's go. Stiamo cercando un po' in giro se riusciamo a trovare qualche chiave. Ragazzi, guardate cosa fa. Ma lo avete sentito, ragazzi? Scrivete nei commenti se avete sentito che l'orologio ha fatto. Stiamo salendo nel nuovo piano.
c'è forse c'è anche il marito. Sono un bottone, ragazzi. Ma non è che l'anziano uccise il marito. Oh, ragazzi, questo letto è molto comodo, sapete? Aia, aia, questo letto mi indebolisce meglio. Ragazzi, guardate Giuseppe. Praticamente sono uno un grandissimo strom che non riesco a inquadrare. Ma chi se ne? Praticamente non riesce. È coricato sul letto. Sta per. Ragazzi. Ok. Ragazzi, io ce l'anziano. Ragazzi, spero che le cada il tablet. La telecamera. Cioè, l'anziano ha proprio un marito, ma l'ha ucciso. Ecco perché ci sono i bottoni. C'è pure quest'altro letto. Ragazzi, stiamo andando ovunque. Vabbè, questo letto ci sta. No, ragazzi, dopo che non cada l'indietro facendo la capriola. Ok. Ragazzi, questo è il posto in cui eravamo andati prima. Io che salto sul letto con le scarpe e ora me butto. Tuffo, papà. Ragazzi, mi descrivete cosa ha fatto? Ragazzi, ve lo faccio vedere meglio. Guardate, guardate il pazzoie. Qui con le scarpe. Vabbè ragazzi, io direi di andare via da qui. Non dico che ho finito il video. Non è ancora finito il video. Ragazzi, questo letto mi sta facendo perdere le energie. Ragazzi, non stiamo perdendo le energie. Ragazzi, io sono stanco, questo letto ci fa perdere le energie. Dopo che ti diverti ci fa perdere le energie. Vabbè ragazzi, io ce la farò. Vabbè ragazzi, ce la farò. Il video è finito qua. Non ce la facciamo più a continuare. Ci vediamo. Ci vediamo sabato, domenica prossima. Se ce la faremo a sopravvivere. Se no lo faremo. Oggi anche. Ciao.